Adesso si vede. Cadoro! Finalmente mi è arrivato, ragazze, una marea di roba. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè, non ho mai avuto una fattura così lunga, 8 pagine, ragazze. Vabbè, ho preso un sacco di roba perché dovevo rinfoltire un po'. Ho preso cose normalissime, praticamente quasi solo Rocaille Super Duo. Devo riprendere dei colori che avevo finito, ho preso i colori nuovi, i colori invernali e questa è 1,5 kg di roba, questi sono gli omaggi. 1,5 kg, ragazze. No, ho rotto la bustina, vedete qua, paccozzo, sono le Rocaille e qua le Super Duo. Quindi io direi di partire subitissimo. Gli omaggi qua molto velocemente, vabbè, ci sono dei pezzettini di stoffa. E delle Rocaille varie, vari colori, varie misure. Poi qui abbiamo invece, partiamo subito, vediamo. Ah, ho preso una confezione di aghi, i John James. Io non li avevo mai presi, non li ho mai usati. E ho detto proviamoli. Ne ho preso una confezione, così tanto per provare, non mi servivano, ma li ho cacciati dentro. Poi ho preso qualche perlina, tra virgolette, nuova, ma non nuova, diversa. Ho preso, qua non ho neanche il codice, i cabochon a doppio foro da 6 mm. Loro li vendono a coppia e io ne ho prese 10 per colore. Così, questi e questi verdini. Proprio a sfizio, vabbè. Ok, poi ho preso Diamond Duo, anche qua qualche colore, questo qua, ecco qua, faccio vedere i codici, molto rapide perché sennò ragazzi stiamo 6 mesi, il Pastel Montana, questo mi piace tantissimo, Cocoa Eri Pearl, mi piace davvero tanto come colore, e un classico nero però è matte. Poi ho preso paio di colori di questo cos'è? No, di Honeycomb Pale Gold, Pale Gold, boh, vabbè, sembra un matte metallic flux, boh, vabbè. Poi qui ed è un Pastel Montana blu e questo un Purple Vega, che io di questa colorazione ho tantissime cose, ho anche le Super Duo, le perle da 4, credo delle Crash, non lo so, le ho un po', allora le ho prese così. Poi ho preso un pochino di, allora voi no, andate via, di Crescent. Allora, eccole qua. Laster Opaque Lilac. Poi abbiamo il Saturated Metallic Purple. Vabbè. Poi Suede Dark Green. Ci sembra più nero un video che verde, ma vabbè. E questo che è un colore che mi sta piacendo tanto, il Dark Bronze, appunto, ce le ho delle Arcos, ce l'ho di qua, le ho prese delle è diverso. Boh, vabbè, comunque. Ora passiamo a Super Duo, cioè queste sono tutte Super Duo. Cerco di fare veloce, giuro. Allora, Black Diamond Semi Bronze, colore trasparente con riflessi marroni bronzati. Carino, 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 ma è a fuoco, ma ci capite qualcosa? Boh, boh. Poi abbiamo Pastel e Matite. Quindi classico e matite da usare magari al posto del nero, però colore pastel. Poi abbiamo Smoky Topaz Semi Bronze, praticamente sono quasi identiche a quelle di prima, solo che qua mi è più un cristallo, un fumé. E qua sotto c'è un topaz e sopra la patina bronzo. Poi Gold Shine Saddle Brown, bellissimo questo colore, bellissimo. Poi Pastel Bronze, quindi vabbè, è relativamente un marrone. Vabbè.
classico colore, le gold half coated jet, quindi sono nere con la patina dorata. Poi le halo, questi sono tre colori nuovi, bellissime, sono un po' trasparenti, un po' sembrano pastel, sono davvero mi piace questa finitura. Poi abbiamo, vabbè, le jet, le classiche nere, di queste ne ho presi due pacchi, che andando incontro all'inverno sicuro si useranno di più. Poi Crystal Slipperit, classico, con i vari riflessi dorati, blu, violetti, vabbè, un colore molto classico. Questo mi piace tanto, le Apollo Gold. Poi abbiamo le Luster White, vabbè, normalissime, bianche ma lucide. Anche questo è un colore che mi piace tanto, infatti, Halo Sandalwood, legno di sandalo, bellissimo, mi piace tanto questo colore ambrato, molto bello. Poi Dark Bronze, non potevano mancare nel Super Duo, l'ho preso per qualsiasi cosa. Poi queste che non ho mai preso, le Matte Metallic Aluminium, argento, però matte. Poi abbiamo le Luster Metallic Grey, ho preso tanti marroni e tanti grigi. Poi Pastel Dark Grey, quindi un grigio scuro però pastello, bellissimo. Qui abbiamo un Matte Matite, bello anche questo. Dai, fai veloce. Poi Matte Rosalina B, mi ispiravano, è un rosa un po' delicato. Comunque, anche se io non lo indosso molto, averli non fa male. Poi abbiamo un Luster Opaque Brown, di queste le avevo già, le ho rinfoltito, questo proprio color cioccolato. Allora, Luster Metallic Lilac, anche queste le avevo, dovevo solo riprendere. Ma questa ne parliamo? Poverina, è uscita male. Va bene. Ancora sul rosa, Luster Opal Rose. Bello, è un po' tendente al pesca, ma è veramente bellissimo. Poi i colori luster io li amo. Abbiamo qua un Ivory Nebula Matte, anche questi colori Nebula sono le colorazioni nuove. Qui abbiamo un Matte Metallic Copper, favoloso, vabbè, un colore conosciuto, bellissimo. Poi abbiamo Pastel Red, classico, Metallic Suede Lilac, anche qua molto classico. I Metallic Suede sono una finitura che a me piace tantissimo. White Full Apricot, bellissimo, guardate che questo color pesca, albicocca qua dice, boh. Allora, poi Luster Transparency Siam Ruby, è un bordeaux, a voi sembra quasi viola, no, è un bordeaux molto scuro. Molto bello, mi piace questo colore. Poi abbiamo le Matte Metallic Flex, ok, classico, anche questo colore è classicissimo. Poi le Yellow Gold Crystal, quindi penso siano, sì, su una base crystal e sopra la colata. Dai, dai. Poi Chalk Lava Red, che anche questo è un colore classico, era da tanto che non le prendevo ed era uno dei rossi che mi piace di più. Poi le Halo Cherub, Cherub, boh, un bel colore, sempre tendente al marrone, aranciato, a voi sembra un po' rosa, un rosa antico scuro scuro, bellissimo, questa finitura mi piace tanto. Poi abbiamo le Hyacinth Vega, anche qua tendente al rosso, molto bello. Classico le Jet Full AB, quindi di base nera ma con tutta la patina AB. Poi Matte Iris Blu, anche queste vabbè sono classicissime. Le Matte Iris Brown, anche queste vabbè, colori che conosciamo tutte. Qui abbiamo, queste le ho riprese, le Sapphire Slipperit, le ho riprese perché le avevo usate parecchio. Poi le
Luster Ancient Turquoise, bellissimo questo colore. Poi vabbè, come ho detto prima, i luster io li amo. Qui abbiamo un blu turquoise silk matte, colori silk, una nuova finitura, bellissima. Tra un po' il telefono si spegne perché si surriscalda. Metallic suede dark green, si vede poco che è verde. Metallic suede dark violet, green and violet, ah, forse così si vede la differenza. Vabbè. Poi pastel burgundy, anche di questo è un colore che amo. C'ho anche tante altre cose, l'Eso, le Arcos, un colore che mi piace molto. Poi gold shine dark olive green, vabbè, verde oliva. Poi, Polychrome Copper Rose, queste le avevo già, la finitura Polychrome è molto bella, dà tutti questi riflessi, boh, mi piace molto. Poi abbiamo le Pastel Petrol, classico, le avevo finite, queste sono le Halo, esatto, Halo Cardinal, quindi un sul rosso, in finitura Halo, che ancora devo capire bene il senso, vabbè, belle però, mi piacciono un sacco. Halo Azurite, bellissime, guardate che belle, piacciono un sacco. Quasi finito le Super Duo. Emerald Semi Bronze, quindi la base è un emerald trasparente con sopra la patina bronza. Pastel Teal, anche questo molto classico. Poi abbiamo le Metallic Suede Lavender, quindi un bel viola. Ci siamo. Le Cobalt Vega, questo è un blu con dei riflessi boh. Poi penultima, le Rosalind Vega. Questi sono molto trasparenti, quindi boh. E ultime super duo, le Metallic Suede Blu, classiche. Ok, ora stoppo 2 minuti perché sennò si surriscalda il telefono. Rieccomi, ora passiamo alle rocaille. Sono tutte rocaille top, ho preso una marea di 11,0, un po' di 8,0 e qualche 15 che mi mancava perché di 15 ne ho parecchie. Allora iniziamo, vabbè, le classiche 8,0 sono le Permanent Finish galvanized alluminio. Vi ricordo, le Permanent Finish nella Toho sono come le Duracoat nella Miyuki, sono quelle che non scoloriscono. Poi ho preso due di questi, no, sono due cose diverse. 8,0 sempre le Galvanized Fairy Wings, che di questo ho anche le 11. Mi sono innamorata di questo colore, anche se non amo il rosa. Poi Permanent Finish Galvanized Fairy Wings. Scusate, ah, oh mamma, perché ne ho prese due volte? Questo non è Permanent Finish, questo sì, ma anche i colori risultano un po' diversi. A voi non sembra, a me sì nella realtà. Vabbè, si useranno. Poi ho preso sempre 8,0 Permanent Finish Galvanized Rose Gold, quindi un oro rosa, e due bustine del classico Galvanized Starlight, sempre Permanent Finish. Vedete la differenza? Questo è l'oro rosa e questo è il classico oro giallo. Poi Permanent Finish Galvanized Lilac. Bello. E anche qua che ciucellona Galvanized Lilac. Quindi non permanent finish, però quelle non permanent sono sempre un po' più scure, quindi vabbè. Poi Milky, colori Milky che non avevo mai preso e perché non lo so. Permanent Finish Silver Line Milky Baby Pink. Questi colori Milky che si avvicinano molto, sembrano un po' opalescenti. Silver Liner Milky Pomegranate, quella cosa lì. Poi Silver Line Milky Peach, bellissimo questo colore, mi piace un sacco. Poi ancora Permanent Finish Galvanized Pink Lilac. Silverline Milky Nutmeg, non so cosa voglia dire, un violetto un po' opalescente, mi ricorda molto i Rivoli Opal di Tinting, quelli viola.
Poi, sempre Milky Light Peridot, anche questo mi ricorda un po' i rivoli, quelli diciamo Tiffany di Tinting. Poi abbiamo Milky Acqua, classico azzurro però un po' fluorescente. Milky Montana Bloom, molto bello questo. Cercando di beccare tutte le 8-0. Le Metallic Cosmos, questo è un colore che adoro. È un blu con un pochino di sfumature, meno che le Iris. Ce n'è ancora 8-0 Milky Lavender, quindi violetto. E basta? No. Amethyst, Metallic Amethyst Gun, questo viola metallizzato scuro, bello. E forse le 8-0 sono finite. Beh, ora tiriamo fuori a caso. Quindi 11-0, Opaque Jet, classico nero, di queste ne ho prese 3, quindi se le ritrovo non ve le faccio vedere. Permanent Finish Galvanized Gunmetal Grey, quindi un grigio canna di fucile, bello. Matte Color Iris Grey, grigio a iris. Poi abbiamo Permanent Finish Galvanized Lilac, classiche, vabbè, le Opaque White, bianche, sempre 11-0, vabbè, se non ripeto tutto comunque lo leggete qua. Queste sono ancora le Gunmetal Grey, ne ho presi 2 pacchetti. Anche delle Lilac, 2 pacchetti. Poi abbiamo il classico bronzo, che di questi ne ho presi 2 o 3 pacchi. Questo invece è il Montana Gold Lustered Montana Blue, che sembra un bronzo, ma in realtà ha la patina, ma in trasparenza la perlina è tipo blu. Se non riesco a farvelo vedere, nei lavori si nota di più. Poi abbiamo qua Dark Bronze, che è un bronzo più rosa, rossastro, che è il bronzo classico. Gold Lustered Amethyst. Poi questo è sempre, ah no, Gold Lustered Lilac. Gold Lustered Light Amethyst. In realtà questi colori sono molto simili tra di loro. Qua si nota di più il gold. Questo è, no, gold, chi è? Aspettate, dicevo Gold Lustered African Sunset, tramonto africano, è bellissimo questo colore, molto molto bello. Poi anche qua ho preso un bel po' di Milky Grapefruit, belli. Poi Milky Light Topaz. Ah, qua abbiamo ancora le bronze che vabbè, già viste prima. Higher Metallic Gypsy Gold. Bello questo colore. Molto bello. Uscite, venite qua. Poi, vabbè, questo è un classico opaque turquoise che l'avevo quasi terminato. Frosted Metallic Iris Brown. Qua abbiamo Milky Peach. Bello, 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 bello. Qui abbiamo il Galvanized Seafoam. Queste cosa sono? Ah, queste sono le altre jet che vi ho già fatto vedere. Poi Metallic Rainbow Iris, colore molto classico. Higher Metallic Purple Green Iris. Poi Permanent Finish Silver Line Milky Peach Pink. Bello questo colore delicato. Silver Lime Milky Lime Green. Matte Color Mauve Mocha. Bello. Piace. Poi, vabbè, Milky Lime Green. Scusate. Ne ho presi 2. Che picia. Va bene. Milky Light Peridot, Opaque Pine Green, Pink Green, come si dice, vabbè, un verdone.
Poi abbiamo Opac Rainbow Frosted Dandelion, gialle, tradotto io direi giallo, molto giallo. Opac Luster Cherry, ciliegia, bello questo colore. Dai, uscite tutte. Ok, aspettate. Allora, Milky Lavender. Poi ci sono le 15. Opac Blue Turquoise, classico, io direi azzurro. Vabbè. Perman Finish Galvanized Polaris. Bello questo colore. Poi Silverline Milky Nutmeg. Perman Finish Silverline Milky Grey. Di grigio, opal. Milky Jonquil, non so, giallo. Poi, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Perman Finish Silverline Milky Sapphire. Qua ancora 11, Opac Rainbow Lavender, questo ce l'avevo già, mi piace molto. Vediamo se ho altre 11, queste. Gold Lustered Hydrangea, non so, però mi piace il colore, guardate, molto carino. Poi come 11 abbiamo finito, ho preso un pacco di Bagel della Preziosa, non lo so, tanto per, costavano veramente una scemata, mi piaceva il colore, ho detto per creare qualche progetto un po' diverso. Vabbè. Poi ho preso qualche colore di Treasure, ah no, abbiamo un ultimo 11.0, Silverline Milky Pomegranate, quella cosa lì, il rosso. Ho preso un paio di pacchettini di Treasure, che sono l'equivalente delle Delica, Galvanized Fairy Wings, ho preso solo i colori metallizzati, Galvanized Mauve, poi vabbè, classico lo Starlight, Rose Gold e Aluminium, colori molto classici. E poi le 15.0, pochine perché comunque ne ho tante, vabbè, le Jet nere. Ho preso due delle classiche oro perché le avevo praticamente finite, mentre le argento non le ho prese perché ne avevo ancora due bustine. Higher Metallic Amethyst, Galvanized Mauve, anche qua mi piace un sacco questo colore, ce le ho delle 11.0, mi piace tanto. Gold Luster Amethyst, Metallic Amethyst Gunmetal e infine le Galvanized Pink Lilac. E basta, questo è quanto, vi saluto che si sta per spegnere il telefono. Ho speso sui 150, forse 170 euro, non è poco, ma ragazzi, 1,5 kg di perline con costo relativamente basso, non quelle nuove che costano una cifra. Ho scelto il Corriere come spedizione, mi è arrivato, è partito venerdì, mi è arrivato ieri martedì, c'era di mezzo weekend, quindi io direi perfetto. Cadoro come sempre è il top. Va bene, ok, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!